L'edificio è inserito in un'area dalla scomoda geometria triangolare, iscritta in un rettangolo aureo utile alla composizione dell'edificio. Abbiamo notato la presenza di una longitudinalità con destinazione pubblica, alla quale si attaccano i volumi con destinazione sportiva e quelli con destinazione sanitaria. All'interno del complesso ci sono tre corpi scala che fungono da cerniere spaziali. L'ingresso dà direttamente sul salone d'onore, spazio a doppia altezza nel quale si celebrava l'impero fascista. La vecchia palestra, ora sala conferenze. La scala elicoidale, che si affaccia sul chiostro interno, è uno degli elementi caratterizzanti dell'opera. L'azione con il Mesh Modeler è stata difficile per quanto riguarda la calibrazione a causa della posizione urbana del lotto. Per quello che riguarda invece la texturizzazione, è stata complessa a causa delle alberature adiacenti. I problemi sono stati risolti anche con l'uso di foto parziali. La struttura dell'edificio è puntiforme, le chiusure opache, i tamponamenti e quelle trasparenti, le bucature, sono posizionate tra un pilastro e l'altro.